L'ateismo è la liberazione del popolo dal controllo dei preti attraverso il cristianesimo. No, questo è insignificante. L'ateismo è la schiavitù del popolo ai potenti. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Gli stupidi erano invece intelligenti. Voi pensate che questi due del quadro pensassero di se stessi di essere due semplici pecore? E invece no. Oppure voi pensate che questi siano due cretini, mentre voi sareste più intelligenti? E invece non è possibile che sia così. Infatti, loro si credevano addirittura figli di Dio, mentre voi no. Di conseguenza, e più importante ancora, loro agivano per il proprio interesse eterno. Dunque, pensavano e meditavano sugli aspetti importanti della vita terrena. Invece, voi agite per l'interesse immediato terreno, che è il divertimento. E lasciate ad altri il pensare, il meditare alle cose importanti della vostra vita. Chi sono questi altri? Sono quelli che conoscete dalla TV. I politici, i giornalisti, gli esperti medici, gli esperti economisti, gli esperti ambientalisti, eccetera. Gli esperti eccetera. Tutti i quali, con il tipo di film e di serie TV che sono stati prodotti, voi credete che siano degli eroi per il lieto fine del vostro bene contro i vostri mali. Dunque, rispetto a questi due, poiché voi non vi curate direttamente di voi stessi, non è possibile che siate più saggi di loro due, che dovevano combattere da soli per la sopravvivenza di inverno in inverno. E poiché voi vi stordite di cose da fare, di internet, di serie TV, non è possibile che siate più intelligenti di loro due, che invece avevano il silenzio e la calma per ragionare sul senso della vita. È umanamente inevitabile. Se voi foste al posto loro, sareste filosofi e guerrieri come loro. Se loro fossero al posto vostro, sarebbero robottini e bamboline come voi. Il vostro limite e la conseguenza. Il limite. Voi siete passivi nel decidere sui vostri interessi individuali perché vi credete poco importanti. Infatti, come vi credete rispetto a quelli della TV? Politici, giornalisti, esperti, eccetera. Di certo non pensate di essere dei figli di Dio. Pertanto, inevitabilmente, vi considerate inferiori rispetto a quelli della TV. Tutto offeso puoi anche dire di no. Peggio per te. La conseguenza di questo limite. Poiché ogni volta che qualcuno parla alla TV vi controstimate, di conseguenza state molto attenti alle parole di quelli della TV. O per la sicurezza di fare la cosa giusta, oppure per l'illusione di imitare la vita degli uomini superiori. E
percepirvi di essere dalla parte dei giusti e dei forti. È il comportamento tipico del popolo rispetto al Marchese del Grillo. Quello che ha detto io so io e voi invece no. Cioè, un uomo del popolo obbedisce sempre al Marchese. O per chi è convinto che lui capisca di più, oppure per sentirsi di essere qualcuno facendo quello che il Marchese ha detto di compiere personalmente. Faccio come lui. Invece, se vi consideraste figli di Dio, allora agireste per il vostro interesse personale anche contro quello che comandano i tanti Marchese del Grillo di oggi alla TV. Perché, considerandovi di pari importanza rispetto a questi personaggi, in quanto tutti soggetti allo stesso giudizio di Dio, scoprireste i loro eventuali inganni. Infatti, i due del quadro erano anche convinti che l'uomo è tendente a peccare. Inganno, furto, omicidio. Perciò amavano il prossimo, ma non per questo si fidavano del prossimo. Invece voi pensate che l'uomo è tendente al massimo alla corruzione e pensate che questa possa riguardare solo il denaro e la carriera. Non pensate minimamente che invece la corruzione possa giungere al peggioramento della vita altrui, che è una forma di omicidio, per mantenere il proprio tenore di vita, che già oggi è molto più probabile. Indaghiamo i seguenti due esempi. Tutti vittime Parak Vax. Siamo tutti vittime della più grande truffa stragista della storia. E voi, che vi considerate i più intelligenti figli delle scimmie, pur avendo tutte le informazioni e le pratiche esagerate dei potenti, non avete il coraggio di ammetterlo e non riuscite a reagire. Esempio 1. Questo è un esempio di cosa la corruzione delle industrie farmaceutiche presso i politici e presso la FDA, la Food and Drug Administration, ha causato al popolo statunitense a partire dal 1997. Innanzitutto, questo è il grafico dei morti causati da oppioidi, tra i quali anche un farmaco. E adesso questo è il video di un'inchiesta giornalistica. Vi anticipo che qualsiasi film drammatico horror è nulla in confronto a questo. L'oxycontin era il principale farmaco sul mercato in quel periodo e si sono assicurati che i medici lo usassero per ogni problema, non solo per il dolore da cancro, non solo per il trattamento di fine vita, ma hanno detto è sicuro anche per il mal di schiena, è sicuro per il dolore alle ginocchia, non crea dipendenza. E i medici hanno detto va bene se è vero. Al momento del picco del loro business, avevano oltre 700 rappresentanti farmaceutici che facevano 7 visite quotidiane ai medici. 5.000 visite al giorno ai medici per dire prescrivete l'oxycontin. Thank you.
Pensate veramente che i responsabili di tutto ciò siano semplicemente dei corrotti per motivi economici e di carriera? Nella terza parte, il video integrale sulla vicenda dell'OxyContin. Ci vediamo! E indagatore, qua c'è il prossimo video.